Caffè a tutti, io sono Octo di Pura Fibra Italiana e non so perché non ho il mio cappellino da 50 centesimi. Problema risolto. In ogni caso, come sapete, ogni Battle Pass che arriva, io devo sempre fare il video dove mi lamento di ogni cosa. Tuttavia, questo Battle Pass mi ha sorpreso, perché devo dire che è il migliore da tanto tanto tempo. Infatti, forse è il migliore in assoluto, secondo me. Questo per il tema, ossia le favole, le fiabe, eccetera, eccetera. Veramente, veramente belle. Sia le skin aggiunte, che i deltaplani, che tutte le altre cose. Quindi, ci sono cose che non mi piacciono per niente, di cui mi lamenterò. Per esempio, la skin del lupo mannaro, e sentirete dopo perché. Però ce ne sono altre che veramente mi entusiasmano una vita, soprattutto c'è il mio deltaplano preferito in questo pass, che chiaramente si sblocca alla fine del pass e che quindi praticamente appena lo sbloccherò, tanto uscirà il nuovo battle pass e quindi mi emozionerò per qualcosa di nuovo, però vabbè. Come ogni season, voi lo sapete che io mi devo sempre lamentare del Battle Pass. Ogni volta devo dire, il Battle Pass qua, problemi qua là. Allora, per quanto riguarda la mappa in generale, c'ho già registrato il video e uscirà probabilmente dopo o prima di questo video, non lo so, vedremo. Il discorso è, che cosa ne penso del Battle Pass? Lo vedremo in questo video, intanto sono con la maglia dell'ETF, vi darò informazioni sull'ETF a pochissimo, quindi se seguite il torneo state tranquilli che tra pochissimo avrete informazioni. Andiamo subito a vedere. Allora, prima cosa, bellissimo il nuovo armadietto, cioè lo stile del nuovo armadietto ci sta un sacco. E soprattutto vediamo l'aggiunta dei pacchetti musica. Ancora non ho ben capito dove li possiamo riprodurre, però vabbè. Per quanto riguarda il piccone, quello che ti danno, tipo completando le missioni, eccetera, eccetera, si tratta tutto della tipa cowboy, che dopo andremo a vedere appunto col pass. Invece la skin segreta sembra un tipo col casco, ma vedremo che cos'è. Quindi partiamo come al solito ad analizzare se conviene shoppare o no il Battle Pass. Allora io ve lo dico subito, conviene sempre shoppare il Battle Pass, perché avete un sacco di skin, un sacco di oggetti, V-Bucks. Cioè voi comprandovi una volta un Battle Pass potrete comprarvi tutti i Battle Pass seguenti gratis, non spendendo i V-Bucks che vi danno. Quindi è un affare che si auto manda avanti da solo, quindi ve lo consiglio assolutamente. Tuttavia andiamo subito a vedere le varie skin. Allora qua c'è il DJ Yonder, che è praticamente il lama DJ. Loro ce l'hanno con i DJ, ce l'hanno con la musica, ce l'hanno con ste robe qua. Vabbè, gli piacciono ste robe, ci sta. E qua vediamo invece Calamity. Calamity è la skin che si può trasformare in vari stili. Ora li vediamo tutti. Devo dire che mi piace di più il DJ, cioè almeno ora come ora utilizzo di più il DJ. Non mi colpisce particolarmente. Ora, così è figa chiaramente, così è ancora più figa chiaramente. Però finché la sbloccherò a livello 56 ce ne vuole. In ogni caso. Poi, Ragnatela, vabbè, io non sono un fan degli spray, ve lo dico subito. Questo qua mi piace, come piccone ci sta Calamity, quindi solite immagini, queste cose qua che a me non piacciono. Bellissimo questo, onda regale. Sembra la regina Elisabetta che saluta dal carretto, ci sta. Picnic, insomma, non è un deltaplano migliore, cioè non è un deltaplano super figo. Questo mi piace un sacco, questo è pieno di emote, di robe, bellissimo. I pet, praticamente i pet sono degli zaini con dietro degli animali, ci stanno, non so come si comportino, vedo che hanno stili personalizzabili, quindi magari sono anche fighi. E qua, musica, non ho ben capito dove si può sentire sta musica, se nel menu, se nei caricamenti, eccetera, non lo so, lo scopriremo pian piano. Mantello fiabesco è il mantello di Cappuccetto Rosso che dopo vedremo. E ve lo dico, a me piace un sacco Cappuccetto Rosso in questo pass. Questo dovrebbe essere il piccone del DJ. Poi vabbè, questo robo con scritto GG. I razzi non mi piace tantissimo, se devo dirvi la verità. Non è un po' tipo le fiamme, però un po' più brutto. Non mi piace questo stile di caricamento. Neanche questo deltaplano non è chissà che robe. Questa skin è bellissimo, Gid Up, che è praticamente una no skin con questo lama finto. Ci sta una vita a far ridere, cioè magari da lontano qualcuno potrebbe anche confondersi, non lo so. Però è carina come idea, cioè ci sta una vita. Il pomodoro, lancio un pomodoro, fighissimo. Poi Cromo, che è il geco qua, il camaleonte, fighissimo. Cioè, però non ha stili, quindi vedremo come si comporta. Qua luce guida, praticamente è l'ascia di Cappuccetto Rosso, fighissima. Corridore. Niente di che. Ok, mi aspettavo di più. Questa immagine qua di caricamento fighissima della Valchiria. Le lucciole non mi piacciono tantissimo. Insomma. Questo è il mantello di lui, anche se non mi piace per niente. Cioè, è troppo piccolo. Sembra una roba egiziana. Sta roba non è bella per niente, secondo me. Questo spray invece è figo.
Poi questo è un classico deltaplano in stile West, tipo, quindi si addice alla tipa iniziale, Calamity, però insomma, niente di che. Fighissimo questo è proprio fighissimo. Qua scaglia un drago, un pet personalizzabile, quindi si personalizza come vediamo qua. Vedremo che cosa ci riserva. Questa è, si va, praticamente gli scappa ad andare in bagno. Però non la userei mai in battaglia, quindi non capisco. Questa è Cappuccetto Rosso, è fighissima. Non è personalizzabile, ma già da sé è fighissima. Cioè, guardatela, è strabella. È bellissima. Un altro disco, inquietante, non so, ripeto, a cosa serva. Poi, zucche di Halloween. Vabbè, vedremo, non mi sembrano chissà che figo. Le ali del tramonto. Queste possono stare benissimo con un sacco di cose. Vedremo cosa si addicono. Comunque sono le ali della vampiressa che più avanti vedremo. Qua c'è ossicino bianco. Però vediamo che ossicino bianco non è personalizzabile, quindi non si potrà personalizzare. Vabbè, questo è un altro ballo. Praticamente è uguale a Oscilla, però la musica è un po' diversa. Questo mi piace una vita, Pipistrelli, mi piace proprio una vita, questo stile di fumo nero, bellissimo. Anche la vampiressa si chiama Tramonto, con le ali là malvagie, bellissimo secondo me, è proprio bellissima sta skin. Cioè, devo dire che qua le skin sono spaventose, ma non siamo ancora arrivati alla cosa mia preferita. Qua abbiamo Scaglia rosa, quindi lo stesso drago di prima che era azzurro però rosa. Pomodoro elegante da lanciare, fighissimo. E qua ragazzi la cosa migliore di tutto il pass, la cosa migliore di tutto il pass. Sciame. Guardate che è fighissimo. È fighissimo. È fighissimo. Poi essenza spettrale. Insomma, non mi colpisce più di tanto. Sembra quello del ghiaccio. Bella donna. Ok, è tipo testa di pomodoro, però versione femmina. Niente di che, cioè. E anche questo mantello notturno sarebbe il suo mantello. Vabbè, vedremo insieme come se la passano. Qua abbiamo ossicino caffè e anche questo non è personalizzabile. OG Remix, che è la sigla, diciamo, di quando facevi le vittorie tempo fa, ma non so dove si possono ascoltare. E poi flamenco. A qualcuno potrà piacere, ma finché lo sbloccheremo, ciao. Qua abbiamo scaglia nero. Vabbè, anche questo non personalizzabile. E per finire, Manny. Manny è praticamente Michael Jackson che si evolve in un lupo mannaro super fighissimo. Devo dire che queste robe mi piacciono parecchio. Mi piacciono davvero davvero tanto. Sono fighissimo, guardatelo, è fighissimo. È fighissimo. Però mi piace di più la cowboyessa o la vampiressa, devo dirvi. Alla fine questa skin finale è la peggiore di tutte. Beh no, peggiore di John Wick no. Però non... cioè... insomma, insomma, è figo tutto quello che volete. Però, cioè, volete mettere a lei completa o a Cappuccetto Rosso completa o addirittura a lei completa. Cioè, dai, non si compete proprio. Quindi per la prima volta non mi lamento del Battle Pass e invece dico che è proprio fighissimo. E con anche le aggiunte che hanno fatto alla mappa è veramente qualcosa di fighissimo. Ve lo assicuro. Questo è stato il miglior Battle Pass secondo me da tanto tanto tempo. Quindi, boh, ditemi voi cosa ne pensate nei commenti e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! Anche oggi ringraziamo la propria italiana Strong qua, grazie mille per essere iscritti. Noi siamo già in 170.000 e cresciamo sempre di più. Commentate con quello che ne pensate voi di questo Battle Pass, ditemi cosa ne pensate. Se avete dubbi sull'ETF, tranquilli perché molto presto usciranno dei video che spiegano bene come proseguirà l'ETF e che cosa si farà. Condividete questo video con i vostri amici e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao amici!